L'Istituto di Psicosintesi vi invita a casa a Sagioli, alle fonti della psicosintesi. Benvenuti a casa a Sagioli. Siamo a Firenze, nella via San Domenico, che sale lentamente tra giardini, ville ed orti, fino alla bellezza antica di Fiesole. Al numero 16 ecco la casa, una bella villa d'epoca che fu la residenza di Assaggioli e della sua famiglia a partire dal secondo dopoguerra e fino alla sua morte, 1974. Nel suo testamento Assaggioli nominò erede universale di tutti i suoi beni materiali e spirituali l'Istituto di Psicosintesi, che tuttora ha sede nell'edificio e prosegue l'opera del suo fondatore. La casa, un tempo divisa in appartamenti, era abitata anche da inquilini, amici e collaboratori dello stesso Assaggioli. Il buon rapporto intrattenuto con queste persone è proseguito anche dopo la sua scomparsa. Una clausola del testamento, infatti, consentiva agli stessi inquilini di restare nell'abitazione vita natural durante. Nel 2004, liberatisi gli spazi affittati, l'istituto poté utilizzare l'intero stabile. In quello stesso periodo, dopo approfondite indagini, si rese necessario intervenire per un consolidamento delle parti strutturali dell'edificio, con riorganizzazione degli spazi. Incarico che venne affidato all'architetto Paola Marinelli, socia dell'istituto. Siamo di fronte all'entrata. L'edificio ospita attualmente l'Istituto di Psicosintesi con i suoi uffici istituzionali, inoltre il Centro di Psicosintesi di Firenze e una foresteria. Entriamo. Da subito ci accoglie la quieta atmosfera di questo luogo con le sue suggestioni. Sulla sinistra, in un grande pannello, vediamo il volto sorridente di Assaggioli e possiamo leggere le sue stimolanti parole evocatrici manoscritte. Saggezza sorridente, armonia, pace, pazienza. Serenità, calma. Guardando in alto possiamo ammirare il soffitto affrescato dell'atrio, ancora originale. Proprio davanti a noi, di fronte al portone d'ingresso, attira l'attenzione il logo in rosso della psicosintesi. Sotto la porta d'entrata della segreteria del Centro di Psicosintesi di Firenze. Sempre sulla sinistra troviamo la porta che immette nella cosiddetta sala camino, utilizzata fino alla morte di Assaggioli come luogo dove si tenevano conferenze, lezioni, riunioni e che successivamente per molti anni fu adibita segreteria, biblioteca dell'istituto e luogo d'incontro per il consiglio direttivo. Con la ristrutturazione è tornata alla sua funzione originaria, di ospitare cioè incontri di gruppo e attività varie. Un gradevolissimo affresco sul soffitto, riapparso al momento dei lavori e restaurato grazie al contributo del Centro di Psicosintesi di Firenze, dona a chi entra una sensazione di freschezza e armonia. Nell'angolo di fronte all'entrata vi è il bel camino che dà nome alla stanza e diffonde la grazia dei suoi decori. Questa foto storica è stata proprio scattata in questa stanza.
Sulla destra, il ritratto di un pensoso a saggioli immette nel vano da cui si accede ai tre locali dove si svolgono le attività istituzionali. Questo è il book office, dove vengono custodite le pubblicazioni edite dall'istituto che si possono ordinare e acquistare. Ed ecco la segreteria, cuore delle attività amministrative e gestionali a cui fanno riferimento tutti i centri di psicosintesi in Italia. La biblioteca storica, che è anche la sala dove si riunisce il consiglio direttivo dell'istituto. La biblioteca è curata da anni con amorevole dedizione da Rosella D'Amato e i suoi collaboratori. Ora Rosella ci accompagnerà alla sua scoperta. Benvenuti nella biblioteca di Casa Saggioli. Roberto Saggioli qui ci invita a incontrare e condividere i suoi percorsi di studio, i libri che ha letto e su cui ha ricercato a lungo. La biblioteca comprende una sezione storica che va fino al 1974 e una più recente collocata al primo piano. Questa sezione, quella storica, comprende i libri di studio e di ricerca di Assagioli e della sua famiglia, sua moglie e suo figlio, e anche di Ida Palombi, allora segretaria dell'istituto e poi presidente dopo la morte di Assagioli. Assagioli era un lettore appassionato e curioso. I suoi libri sono in varie lingue, italiano, inglese, francese, tedesco, taluni anche in spagnolo e olandese. Sono presenti varie discipline, dalla psicologia alla medicina, dalla spiritualità alla pedagogia, dalla musica alle filosofie orientali. Il catalogo è pubblicato online e raggiungibile dal sito dell'istituto. Il catalogo locale converge in quello del sistema documentario integrato dell'area fiorentina. È da poco avviata anche la presenza in SBN, Sistema Bibliotecario Nazionale, per allargare visibilità e condivisione. I libri sono raggruppati per lingua, le più rappresentate sono italiano e inglese e collocati secondo classificazione decimale DUI, il sistema di classificazione internazionale usata in gran parte delle biblioteche del mondo. Assagioli usava spesso annotazioni sui suoi libri, sia nel corpo libro sia alla fine. Creava quindi un suo indice analitico con parole chiave e relative pagine, e tuttora ci guida nella lettura e ci indica percorsi di approfondimento. Copie delle annotazioni sono raccolte, divise per lingua e pronte a ispirarci. In questo, di Kaiserling, Recovery of Truth, non sono bastate le pagine bianche a fine libro per scrivere gli appunti e Assagioli ha aggiunto ulteriori fogli, in parte dattiloscritti e in parte manoscritti. Alcuni libri sono proprio preziosi, sia come risorsa oggettiva, perché raramente presenti in altre biblioteche del Sistema Bibliotecario Nazionale, sia per le numerose annotazioni autografe, testimoni di grande studio e attenzione da parte di Assagioli. Questo, De la pensée aux sources de la vie, di Kaiserling, qui è in due copie, entrambe zeppe di appunti, e non è presente in altre biblioteche in Italia. Come anche questo di Jung, Psicologia analitica e educazione. Ci sono raccolte di riviste storiche, in parte rilegate, italiane e straniere. Qui la rivista di psicologia applicata dei primi del Novecento e il Leonardo, alla cui ideazione e redazione Assagioli collaborò con Papini e Prezzolini, o ancora Psychological Bulletin o The Journal of Abnormal Psychology.
La biblioteca propone anche di andare oltre il catalogo e lasciarsi guidare dagli studi di Assaggioli. Abbiamo raccolto in una scatola di buste colorate, diverse per lingua, fotocopie di annotazioni autografe presenti sui libri. Possiamo lasciarci condurre e ispirare. Assaggioli considerava i libri come uno strumento di bene. In questo suo foglietto autografo ci dice: tutto il bene che fanno a noi possono farlo agli altri, e per noi è un dovere e una gioia esserne tramiti. La cura della biblioteca per noi ha proprio questo valore. Iniziamo ora a salire dal piano rialzato per accedere al primo piano. Una sosta sulle scale ci permette di leggere su un grande tabellone le principali tappe della vita di Roberto Assaggioli. Arrivati al pianerottolo a lato dell'entrata, un busto di bronzo ci mostra il suo volto accogliente. Sull'altro lato troviamo la copia di un manoscritto che suscita ed evoca in noi quella comprensione umana, sua qualità caratteristica. Mettere elementi di calore, di simpatia umana, parlare del faticoso travaglio, delle tristi schiavitù, delle ribellioni impotenti, degli scoraggiamenti, delle disperazioni, delle vite mancate, dei risvegli, delle illuminazioni, delle comprensioni liberatrici. Dalla porta a vetri entriamo in quello che era l'appartamento di Assaggioli e della sua famiglia. Nell'ampio ingresso, un luminoso lampadario veneziano e mobili d'epoca ci restituiscono una gradevole atmosfera d'altri tempi. Oggi, dopo la ristrutturazione, gli spazi sono stati riorganizzati per ospitare gruppi e persone che vogliono studiare e approfondire la psicosintesi. Proprio di fronte all'entrata si staglia sulla parete un ritratto del giovane Assaggioli. In una vetrinetta sono in mostra foto e documenti significativi ritrovati durante il lavoro sul materiale di archivio. Su un pannello con un'altra scritta evocante, il vero piano di vita, quello dell'anima da sviluppare, è applicato un monitor su cui scorrono filmati riguardanti la psicosintesi, la vita e l'opera di Roberto Assaggioli. Sull'altra parete possiamo osservare la planimetria originale dell'appartamento. Prima di entrare nello studio di Roberto Assaggioli, un grande pannello invita a soffermarci e meditare con le sue parole. Mattina. Mettersi in posizione comoda pur restando vigili. Qualche respiro profondo. Visualizzare i tre aspetti della nostra personalità in contatto con l'anima. Immaginiamo un filo che li colleghi e lungo il quale può fluire alla personalità l'energia dell'anima. Affermiamo, cercando di realizzarlo, io non sono il mio corpo fisico, transitorio, illusorio. Io non sono le mie emozioni,
variabili, camaleontiche. Io non sono la mia mente, instabile, separativa. Io sono un punto di fuoco, eterno, immortale, perfetto. Entriamo. Lo studio è l'unico luogo rimasto prevalentemente come si trovava al momento della sua morte. Vediamo la sua storica scrivania. Sulla scrivania alcuni oggetti di valore simbolico e ispirativo, una rosa che veniva rinnovata tutti i giorni per ricordare il sé transpersonale, la bandiera dell'ONU, organizzazione cui lui dedicava pensieri di grande fiducia e ammirazione. Una nave con le vele spiegate, pronta a salpare, simbolo di libertà e apertura verso ampi orizzonti. L'orologio, il timer con cui regolava il tempo delle sedute, una montagna sacra che incita all'ascesa. E anche un suo ritratto in meditazione scattata durante un ritiro spirituale. Sul muro di fronte alla scrivania, le foto della cara moglie Nella, del figlio Ilario, e di Giuseppe Mazzini, suo grande ispiratore. Inoltre, un dipinto che rappresenta un suo ritratto spirituale eseguito dall'amica svizzera Olga Fröbe-Kaptein. Su un mobile, due parole evocatrici, serenità e pazienza, e un bel geode di ametista. Un rasserenante paesaggio di collina toscana con ulivi e cipressi è inquadrato dalla finestra che si apre verso est. Una delle pareti è occupata interamente da una grande libreria che contiene ora faldoni che raccolgono appunti prevalentemente manoscritti catalogati dopo il 74 da Piero Ferrucci e altri collaboratori. Qui si trovavano i libri che formano ora parte della biblioteca storica. Il materiale dei faldoni è consultabile in sede su richiesta ed è accessibile interamente online grazie all'impegno profuso in questi anni da Laura Ferrea e dai suoi collaboratori. Nelle scaffalature vicine, libri e documenti. Infine troviamo una credenza riaperta dopo molti anni in cui era rimasta chiusa, serbando il suo prezioso contenuto. Con immensa sorpresa, infatti, sono emersi scritti di prevalente carattere spirituale e riservato, tra cui i diari di Roberto Assaggioli. Di questi, alcuni stralci condivisibili si possono trovare su diversi numeri della rivista di psicosintesi. Altro gradito ritrovamento, una serie di parole evocative in italiano manoscritte che, arricchite da frasi attinenti e nella versione anche in inglese, sono state stampate a cura del gruppo Le Fonti. Questa è la stanza dell'amato figlio Ilario, morto prematuramente nel 1951. Particolare è questo insolito mappamondo, anzi mappacielo, evocativo delle sfere superiori. La stanza attualmente ospita il cosiddetto archivio Synthesis, che fu approntato da Ida Palombi, storica segretaria e amica di Assaggioli, diventata presidente dell'istituto alla sua morte.
Contiene dattiloscritti in inglese, italiano, francese ed altre lingue. Molta parte di questi riguardano lezioni, conferenze e argomenti fondamentali della psicosintesi, che sono consultabili e molto utilizzati da studiosi, ricercatori, studenti e formatori dell'istituto. Sempre nella stessa stanza, in una libreria, sono stipati faldoni non ancora completamente censiti, riguardanti prevalentemente la storia dell'istituto. In questa stanza, un tempo sala d'attesa dei pazienti, è ora collocato il cosiddetto archivio alle fonti, in cui è raccolto e suddiviso in faldoni, consultabili solo in sede, tutto il materiale non strettamente attinente alla psicosintesi, ma espressione degli ampi interessi di Assaggioli, che vanno ad esempio dall'astrologia alla spiritualità, all'ebraismo e tanto altro ancora. Cospicua è la parte riguardante la corrispondenza. Entriamo ora nella stanza gialla. Un tempo sala da pranzo o soggiorno, dove ora sono conservati gli scritti inerenti ai vari argomenti della psicosintesi, ancora in fase di completa classificazione, ma già suddivisi e consultabili in loco. Vi si svolgono attività seminariali dell'istituto e del gruppo alle fonti. Questa è la sala azzurra. In parte un tempo camera della governante, che prende luce da una grande finestra aperta sulla collina. Anch'essa viene utilizzata per lavori di gruppo, seminari, riunioni e ricerche individuali nell'archivio. Proseguiamo la nostra visita con quella che era la camera da letto dei coniugi Assaggioli, ora biblioteca nuova e centro di documentazione internazionale della psicosintesi. I libri, i documenti e le riviste successivi al 1974 sono qui collocati per raccogliere quanto si pubblica intorno alla psicosintesi in Italia e nel mondo. Qui si trovano traduzioni in varie lingue dei testi di Assaggioli e pubblicazioni recenti di psicosintesi. Costituisce quindi la sezione recente della biblioteca d'istituto. È consultabile e aperta anche al prestito locale. Viene curata dal gruppo biblioteca del Centro di Psicosintesi di Firenze in collaborazione con il gruppo Alle Fonti. Siamo lieti di accogliere le proposte e le pubblicazioni degli scrittori di psicosintesi, italiani e stranieri, e condividere qui le loro opere. Nella biblioteca sono presenti anche tutti i numeri della rivista Psicosintesi che l'istituto pubblica dal 1985. La raccolta completa, che nel tempo si è rinnovata nella veste grafica, è totalmente indicizzata anche online e consultabile dal sito dell'istituto gratuitamente. Terminata la visita del primo piano, un'altra rampa di scale ci conduce ancora più in alto, alla foresteria. Siamo all'ultimo piano della casa. Qui ha abitato Ida Palombi, come già ricordato, amica e collaboratrice di Roberto Assaggioli. L'appartamento è costituito da una stanza centrale da cui si aprono una cucinetta, due servizi e cinque camere da letto. Viene utilizzato come foresteria dai membri del consiglio direttivo e del gruppo Alle Fonti che vi soggiornano durante i loro incontri. La finestra della cucina ci offre una visione serena su una collina che
che sale verso Fiesole. Prima della ristrutturazione, nel locale a destra della porta d'entrata erano conservati una grande quantità di libri, documenti, foto, quadri e tanto altro, principalmente di argomento esoterico. Per molti anni questa stanza era rimasta chiusa dopo la morte di Assagioli. I lavori avevano coinvolto anche le strutture di copertura del tetto e nel corso di eliminazione di un abbaino, il materiale sottostante correva il rischio di essere danneggiato inesorabilmente. L'architetto Paola Marinelli, responsabile del cantiere, prontamente intervenuta, ne consentì la salvaguardia. Era tempo di Ferragosto e in quel periodo Paola, insieme a Phyllis Clay, un'amica psicosintetista americana che frequentava abitualmente l'istituto per le sue ricerche, iniziarono ad inscatolare i documenti per riporli in un luogo sicuro. Durante questa attività, entrambe si sentirono estremamente coinvolte nello scoprire il valore di tutto quel materiale e ne realizzarono la potenzialità di utilizzo. Da qui lo sviluppo successivo del gruppo alle fonti. Infatti, appena terminati i lavori di ristrutturazione, si costituì un primo gruppo di soci provenienti da molti centri di psicosintesi italiani che, in spirito di servizio, iniziarono a riunirsi a Casa Saggioli, coordinati da Paola Marinelli, per ripulire, visionare, riorganizzare, catalogare e rendere consultabile tutto ciò che era stato temporaneamente accantonato e stipato nelle cantine. Questa attività dura tuttora. Vediamo qui nella foto alcuni dei partecipanti a questi primi gruppi che hanno rappresentato il seme da cui è nato il gruppo alle fonti. Nel corso degli anni, mentre una parte del gruppo continuava l'opera di archiviazione e catalogazione, un'altra parte si dedicava ad organizzare eventi e attività di consultazione a carattere seminariale ed esperienziale, anche a livello internazionale. Infatti, dal 2011 in poi hanno visto la nascita i meeting internazionali a cadenza annuale che hanno consentito di allacciare rapporti fruttuosi tra tante persone che nel mondo portano e vivono con passione il messaggio della psicosintesi e che qui ne incontrano il suo cuore pulsante. Scendiamo ora al piano giardino. Lungo la scala un pannello mostra le foto di grandi personaggi che a vario titolo sono entrati a far parte della vita di Roberto Assagioli. Non si tratta ovviamente di un quadro esaustivo, ma sicuramente permette di farci un'idea della qualità e importanza delle sue relazioni. Ai piedi della scala un pannello mostra i luoghi di provenienza dei partecipanti al congresso internazionale del 2012. Sul pavimento, sette piastrelle originali, che sono state preservate nel restauro della casa, sono disposte in modo da ricordare la stella delle funzioni. Arriviamo al piano giardino, con locali utilizzati sia dell'Istituto sia dal Centro di Psicosintesi di Firenze per incontri di gruppo, meditazioni ed altre attività in sintonia. Un grande pannello richiama la nostra attenzione. Vi sono rappresentati in modo evocante
tutti i punti fondamentali della psicosintesi, vercati a mano da Saggioli. Possiamo vedere gli abbozzi ancora rudimentali delle mappe, ovoide e stella delle funzioni, ed alcuni potenti motti. Uno per tutti, quello più significativo. L'uomo diventa quello con cui egli si identifica. Nonché will to will, voler volere. Usciamo nel cortile sul retro, dove si affaccia anche la dépendance ora occupata dalla SIPT, Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica. Questo spazio viene utilizzato anche nel corso di attività di gruppo quando il tempo lo permette. Dall'alto del vialetto di accesso attraversiamo una cantina che conduce al piccolo ma prezioso giardino. Qui Roberto Assagioli amava trascorrere il tempo durante la bella stagione. Vi si recava per meditare, incontrare amici, allievi e ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Proprio sotto la vigna esistente allora e che ombreggiava il tavolo e la panca, è stata raccolta una bella intervista che possiamo trovare su YouTube. Oggi, sotto la pergola, avviene il rituale d'inizio dei gruppi in visita a Casa Saggioli, tra i quali quello dell'incontro internazionale. Ciascuno porta un sassolino dal proprio luogo di provenienza e lo pone nella ciotola, condividendo e ancorando il proposito interiore che lo conduce a Casa Saggioli, collegando così qui tanti luoghi del mondo. Torniamo ora per accomiatarci nel cuore della casa. Com'è usanza per tutti coloro che vengono a visitare Casa Saggioli, stampiamo insieme simbolicamente una parola evocatrice. Qui vediamo alcune delle matrici di legno che sono state ritrovate nel materiale della soffitta. Sono le matrici originali di 21 qualità da utilizzare secondo la tecnica illustrata nel libro L'atto di volontà. Scegliamo e stampiamo immaginativamente quella che può accompagnarci nel nostro percorso di crescita e portiamola con noi. Si conclude così la nostra visita con l'immagine del volto di Roberto Assagioli che ci saluta col suo sorriso.